scuole più ricche, scuole più povere, ma è destinato all'intero sistema nazionale di istruzione, quindi anche alle scuole private. Questa è la parte ancora peggiore dello school bonus, che questi 100.000 euro, ora per fortuna almeno solo 100.000, possono essere destinati a finanziare le scuole pubbliche e possono essere destinati a costruire, finanziare, creare scuole private, persino investimenti immobiliari chiamati scuole private, perché persino la realizzazione di strutture. Questo state votando, almeno nel disinteresse generale, che rimanga agli atti e che ce ne sia la consapevolezza minima. Grazie. Grazie. Avverto che il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà ha esaurito i tempi previsti dal contingentamento e, essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà, come da prassi, anche a tale gruppo un aumento dei tempi pari a un terzo di quello originariamente stabilito. E adesso è iscritto a parlare il deputato Gallinella. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ci sembra chiaro, almeno per noi, che la scuola deve essere uguale per tutti, le risorse devono essere distribuite in modo equo e quindi dare la facoltà di scegliere anche la cifra a una scuola piuttosto che un'altra, senza, diciamo, distribuire in maniera equa queste risorse, e chiaramente ci fa sospettare che ci saranno sicuramente scuole migliori delle altre. Questo uno Stato e un legislatore non deve permettere. E concludo il mio intervento ricordando, per far capire anche un po' il significato di questa volontà da parte del Governo, una battuta che in molti ci hanno fatto quando siamo andati in giro a parlare appunto della scuola, che chi paga l'orchestra ordina la musica, e noi questo non lo possiamo permettere. Grazie. La ringrazio. Deputato Gallo, prego. Grazie Presidente. Quando Buzzi del sistema Mafia Capitale mette sul libro paga molti degli esponenti del Partito Democratico di Roma, chiede in cambio appalti e fa in modo che di arricchirsi. Cosa succede, coinvolgendo anche i dirigenti del Comune di Roma, cosa succede quando un Buzzi investe i suoi soldi in una scuola e decide di chiedere in cambio gli appalti magari dei campi estivi per i bambini e i ragazzi? Non dirà più i clandestini fruttano più della droga, ma dirà i bambini fruttano più della droga. Deputata Scani, prego.